Abruzzo, una storia da scrivere insieme, questo è lo slogan scelto da Giovanni Legnini per l'incontro al Marina di Pescara con sindaci e amministratori abruzzesi, uno slogan che riguarderà tutta la campagna elettorale. Questa mattina l'incontro in una sala Daniele Becci, gremita e senza alcun simbolo di partito, è stata davvero significativa per guardare al futuro con fiducia. Fra i tanti politici intervenuti, il presidente vicario della regione Giovanni Lolli ed il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Legnini ha ribadito nel suo intervento che si lavorerà per ripartire dai cittadini e dai territori, andando un po' oltre quella che è la politica tradizionale. Oggi incontriamo i sindaci, tantissimi sindaci, amministratori locali, cittadini, è il modo migliore per partire, cioè far sì che all'esito di questo appello, di questa forte sollecitazione che mi è stata rivolta, io possa dire loro che sì, sono disponibile, mi candido, ma mi candido con loro per cambiare questa regione. Legnini non sarà il candidato del centro-sinistra, ma il candidato degli abruzzesi. Ricomprenderò il centro-sinistra, ma andremo molto oltre, animeremo un progetto politico nuovo per l'Abruzzo, nuovo anche per il resto del paese, in cui i cittadini, gli amministratori locali, l'espressione della società civile saranno protagonisti. Dell'eredità noi prenderemo tutto ciò che di buono c'è, e ce ne sono di cose buone, e cambieremo tutto ciò che c'è da cambiare. I cittadini, gli amministratori ci chiedono di cambiare, noi vogliamo scrivere una pagina nuova, vogliamo scrivere una nuova storia per questa regione, e non abbiamo bisogno di segnare né la continuità né la discontinuità, abbiamo bisogno di far sì che questa regione possa guardare avanti, possa pensare al futuro, possa volare alto. Non è un caso che davanti questo manifesto non ci sono simboli di partito, non c'è neanche il simbolo del PD? Oggi è l'incontro con gli amministratori, non ci sono i simboli di partito, perché i protagonisti saranno e sono i sindaci, gli amministratori, i cittadini.